Dopo aver detto in una specie di conferenza stampa a reti unificate, guardando dritto alla telecamera, che il governo italiano non lavora con il favore delle tenebre, che guarda in faccia il popolo italiano, che sul MES guarderà in faccia il popolo italiano, Giuseppe Conte decide di venire in aula, ma di non accettare un voto parlamentare prima di andare al Consiglio europeo, che dovrà decidere cosa il presidente Conte debba dire sul MES, sugli Eurobond e sugli strumenti europei a fronte della crisi sul coronavirus. Non è esattamente il modo giusto di procedere, presidente Conte. Se lei vuole guardare in faccia gli italiani e non vuole lavorare con il favore delle tenebre, beh, venga in aula e accetti un voto parlamentare in cui ciascun partito e ciascun parlamentare possano assumersi la loro responsabilità di fronte agli italiani e di fronte alla storia, perché altrimenti sì, si preferisce lavorare con il favore delle tenebre.